L'articolo 34 dice: i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. E se non hanno mezzi, allora nella nostra Costituzione c'è un articolo che è il più importante di tutta la Costituzione, il più impegnativo per noi che siamo a declinare, ma soprattutto per voi giovani che avete l'avvenire davanti. A voi, dice così, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. È compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare una scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto si potrà veramente dire che la formula contenuta nell'articolo primo, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, corrisponderà alla realtà. Perché fino a che non c'è questa possibilità per ogni uomo di lavorare, di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica, perché una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto una uguaglianza di diritto, non è democrazia, è una democrazia puramente formale. Non è una democrazia in cui tutti i cittadini veramente siano messi in grado di concorrere alla vita della società, di portare il loro miglior contributo, in cui tutte le forze spirituali di tutti i cittadini siano messe a contribuire a questo cammino, a questo progresso continuo di tutta la società. E allora voi capite da questo che la nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà, in parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno, un lavoro da compiere. Quanto lavoro avete da compiere? Quanto lavoro vi sta dinanzi? È stato detto, giustamente, che le Costituzioni sono delle polemiche, che negli articoli delle Costituzioni c'è sempre, anche se dissimulata dalla formulazione fredda delle disposizioni, una polemica. Questa polemica di solito è una polemica contro il passato recente, contro il regime caduto da cui è venuto fuori il nuovo regime. Se voi leggete la parte della Costituzione che si riferisce ai rapporti civili e politici di tutti, di libertà, voi sentirete continuamente la polemica contro quella che era la situazione prima della Repubblica, quando tutte queste libertà che oggi sono elencate, riaffermate solennemente, erano sistematicamente disconosciute. Quindi polemica nella parte dei diritti dell'uomo e del cittadino contro il passato. Ma c'è una parte della nostra Costituzione che è una polemica contro il presente, contro la società presente, perché quando l'articolo 3 vi dice è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, riconosce con questo che questi ostacoli oggi ci sono di fatto e che bisogna rimuoverli. Dà un giudizio la Costituzione, un giudizio polemico, un giudizio negativo contro l'ordinamento sociale attuale.
che bisogna modificare attraverso questo strumento di legalità, di trasformazione graduale che la Costituzione ha messo a disposizione dei cittadini italiani. Ma non è una Costituzione immobile che abbia fissato un punto fermo, è una Costituzione che apre le vie verso l'avvenire. Non voglio dire rivoluzionaria, perché rivoluzione nel linguaggio comune si intende qualche cosa che sovverte violentemente, ma è una Costituzione rinnovatrice, progressiva, che mira alla trasformazione di questa società, in cui può accadere che, anche quando ci sono le libertà giuridiche e politiche, siano rese inutili dalle disuguaglianze economiche e dalla impossibilità per molti cittadini di essere persone e di accorgersi che dentro di loro c'è una fiamma spirituale che, se fosse sviluppata in un regime di perequazione economica, potrebbe anch'essa contribuire al progresso della società. Quindi, polemica contro il presente in cui viviamo e impegno di fare quanto è in noi per trasformare questa situazione presente. Trasformare questa situazione presente. La politica è una brutta cosa. Che me ne importa della politica? E io, quando sento fare questo discorso, mi viene sempre in mente quella vecchia storiella che qualcheduno di voi conoscerà, di quei due emigranti, due contadini, che attraversavano l'oceano su di un piroscafo traballante. Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l'altro stava sul ponte e si accorgeva che c'era una gran burrasca con delle onde altissime e il piroscafo oscillava. E allora uno di questi contadini, impaurito, domandò a un marinaio: ma siamo in pericolo? E questo dice: secondo me, se continua questo mare, tra mezz'ora il bastimento affonda. Allora lui corre nella stiva a svegliare il compagno e dice: Beppe, Beppe, che c'è? Se continua questo mare, tra mezz'ora il bastimento affonda. E quello dice: che me ne importa, mica è mio. Questo è l'indifferentismo della politica. È così bello, è così comodo. La libertà c'è, si vive in un regime di libertà, ci sono altre cose da fare che interessarsi di politica. E lo so anch'io, il mondo è così bello, è vero. Ci sono tante belle cose da vedere, da godere, oltre che ad occuparsi di politica. E la politica non è una piacevole cosa, però la libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni e che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai. E vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a credere in voi, nelle condizioni, perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai, ricordandomi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare, vigilare il proprio contributo alla vita politica. Però, vedete, la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica, l'indifferentismo, che è, non qui per fortuna in questo uditorio, ma spesso in larghi strati, in larghe categorie di giovani, un po' una malattia dei giovani. La politica è una brutta cosa, che me ne importa della politica? E io, quando sento fare questo discorso, mi viene sempre in mente quella vecchia storiellina
Io poi non sono. Quando torni indietro, non importa, vuol dire che l'hai già letto. No, come? Scusate. Pagina 11, quindi devi andare a pagina 12. Avevamo imbrogliato le carte prima per rimettere. Sì. No, questo l'ho già letto. Per vedere quale cosa dovevo leggere abbiamo imbrogliato tutto. Però filava. Ecco. Però filava, fino adesso filava. 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 Bravo. Filava. Bravo. Io mi ricordo le prime lezioni, dopo la caduta del fascismo, il 6 giugno 1946. Questo popolo che da 25 anni non aveva goduto delle libertà civili e politiche, la prima volta che andò a votare, dopo un periodo di orrori, di caos, di guerre civili, di lotte, gli incendi, andò a votare. Io ricordo, io ero a Firenze, lo stesso è capitato qui, queste file di gente disciplinata davanti alle sezioni, disciplinata e lieta. Perché avevano la sensazione di avere ritrovato la propria dignità, questo dare il voto, questo portare la propria opinione per contribuire a creare questa opinione della comunità, questo essere padroni di noi, del proprio paese, della propria patria, della nostra terra, disporre noi delle nostre sorti, delle sorti del nostro paese. Quindi voi giovani, alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come una cosa vostra, metterci dentro il senso civico, la coscienza civica, rendersi conto, questo è una delle gioie della vita, rendersi conto che ognuno di noi nel mondo non è solo, che siamo in più, che siamo parte di tutto, noi tutti, tutti nei limiti dell'Italia e del mondo. Ora vedete, io ho poco altro da dirvi. In questa Costituzione, di cui sentirete fare il commento nelle prossime conferenze, c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie, sono tutti sfociati qui negli articoli. E a sapere intendere, dietro questi articoli ci si sentono delle voci lontane. Quando io leggo nell'articolo 2 l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, o quando leggo nell'articolo 11 l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli, la patria italiana in mezzo alle altre patrie, ma questo è Mazzini. Questa è la voce di Mazzini. O quando io leggo nell'articolo 8 tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, ma questo è Cavour. O quando io leggo nell'articolo 5 la Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, ma questo è Cattaneo. O quando nell'articolo 52 io leggo, a proposito delle forze armate, l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica, l'esercito di popolo, ma questo è Garibaldi. O quando leggo all'articolo 27 non è ammessa la pena di morte, ma questo, studenti, è Beccaria. Grandi voci lontane, grandi nomi lontane, ma ci sono anche umili nomi, voci decenti. Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quindi, quando vi ho detto che questa carta è una carta morta, no, non è una carta morta.
Questo è un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà, la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché è lì che è nata la nostra Costituzione. Scusate l'imbroglio.